da oggi quando diranno l'urlatore bisognerà chiedere anche quale, perché ho visto che anche gli altri imparano a urlare, quindi diciamo che c'è qualche o peggioramento da parte loro o miglioramento, giudicherete voi. Questa sera per noi che abbiamo fatto della trasparenza un nostro modello di vita in politica, presenteremo quella che nella eventualità che dovessimo vincere le elezioni, quella che sarà la squadra degli assessori, cioè chi amministrerà questa città facendo parte della giunta, chi produrrà atti amministrativi in nome e per conto vostro. Li presentiamo uno per appunto farvi scegliere il pacchetto completo. Sapete cosa vi spetta dal giorno dopo le elezioni nel caso dovessimo vincere noi e quindi scegliete noi? Nel caso in cui c'è qualcuno che ritenete che sia un criminale, che sia inadeguato, che sia incapace, che sia deficiente, ve lo facciamo vedere, perché è chiaro che bisogna rendersi conto, almeno dopo tanti anni di fregature prese, bisognerebbe forse pretenderlo. E invece ciò non è ancora possibile in questa città, o meglio, per molti candidati di questa città, anzi, per tutti i candidati di questa città, perché alla fine delle elezioni è lì che comincia il bello, è lì che cominciano i mal di pancia, è lì che cominciano i ricatti, è lì che comincia la svendita di questa città, a danno vostro e a favore dei pochi, come avviene sempre. Perché non presentate quelli che saranno i beniamini di questa città nel caso in cui vincerete voi le elezioni? Per quale motivo? Non mi sembra normale, non mi sembra chiedere troppo, non mi sembra dare troppo, mi sembra il minimo. Io voglio chiedere a questi delinquenti che accompagneranno noi in questa avventura di salire sul palco, perché la vostra non deve essere un'apparizione di 5 minuti perché magari poi uno non può identificarvi bene, no, venite qui tutti e sei e fatevi riconoscere, perché devono iniziare a fare da adesso i raggi X. Dobbiamo dare il tempo anche a chi avesse voglia di spulciare per poi magari anche offendere, perché è anche questo che si fa. Dobbiamo dare la possibilità di farlo legittimamente, direi, no? Sapete, ci sono da sempre in questa città personaggi che dicono di occuparsi di politica solo ed esclusivamente nell'interesse vostro, ma non hanno nemmeno ormai loro il coraggio di presentarsi e dire, salire sul palco. Mi piacerebbe che ogni coalizione presentasse chi sono non solo i candidati ma anche i sostenitori, i supporter o i conigli, quelli che verranno tirati fuori dopo le elezioni, perché chi ricorda nella scorsa elezione, e potremmo fare un lungo elenco di persone che poi si sono ritrovate in giunta e la gente ha detto ma questo è dal doso sciù.
A proposito, io spero che mi perdonerete sempre se qualche passaggio lo farò in dialetto. Vedo che più di qualcuno è sensibile alla cultura e alla lingua italiana e quasi che sente come offesa personale il mio intercalare dialettale ogni tanto. Vi prego di perdonarmi, ma non ho quella cultura di cui forse si possono fregiare gli altri. Beh, è chiaro che io non fossi un uomo colto, credo che fosse noto a tutti. Non mi sembra che si sia fatto uno scoop. Io credo che, però, questo passaggio mi dovete fare una promessa. Lo dovete tenere per voi. Non vorrei che glielo dite al personaggio di cui adesso farà il nome. Perché, insomma, alla fine deve restare segreto. Io in verità non so nemmeno se è andato via o sta c'è ancora qua, però lo vedremo. Mi è stato riferito che ieri sera l'assessore Mario Follieri abbia detto che mi dovrei vergognare perché parlo lì qualche volta al dialetto. Buonasera assessore. Io dico semplicemente che, però vi prego di non riferirglielo. Io credo che dovresti semplicemente ascoltare come ho fatto io, come hanno fatto gli altri, se avessi la bontà. Ti hanno riferito, non c'eri ieri. Può darsi che c'ero, ero da qualche parte nascosto allora, così. Allora hai ascoltato allora, non hai riferito, hai ascoltato. Quello che, quindi mi dovrei vergognare di parlare, fare qualche battuta in dialetto. Io ritengo che non mi devo vergognare di parlare la lingua che parla buona parte della gente che vorresti amministrare, rappresentare. Buona parte della gente che vive questa città e soprattutto credo che se devi parlare a un gruppo di persone assolutamente non omogenee, credo che dovresti avere la capacità di farti capire da tutti. Beh, io naturalmente non parlo l'italiano e il dialetto qualche volta contemporaneamente per farmi capire, semplicemente perché non sono capace di tenere per tutta una serata il discorso in italiano e quindi ogni tanto mi viene spontaneo parlare il dialetto. Però mi raccomando, non dite all'assessore Mario Follieri che ogni tanto, quando c'è una folla disomogenea e quindi qualcuno che magari farebbe più piacere ascoltare magari un termine molto più semplice per capire di quello che si sta discorrendo, ascoltarlo nella lingua che parla abitualmente, il lucerino. Non glielo dite perché non vorrei che si accorgesse che c'è un modo di comunicare assolutamente genuino e naturale e al nemico politico naturalmente non devi imparare quello che magari ancora non impara dopo tanti anni. Semplicemente riteniamo di dover parlare, ripeto, con tutti nella maniera più semplice possibile. Credo che delle cose di cui vergognarsi ce ne siano e ce ne siano tante. Forse c'è da vergognarsi quando in una amministrazione comunale ci sono stati diversi arresti, diversi problemi giudiziari, diversi provvedimenti giudiziari, no, vi prego, no,
No, vi prego. Devo dire che dobbiamo assolutamente rispettare tutti, dobbiamo tenere nella massima considerazione le opinioni di tutti, dobbiamo fare dei discorsi assolutamente sereni e pacati. No, assolutamente, perché voglio che ognuno si... Anzi, lo apprezzo perché ha detto sono qui, non ho problemi, ma ritengo che... potevi risparmiarti quella, se è quello di cui mi devi accusare, no, te lo potevi risparmiare tranquillamente, perché se voglio parlare l'italiano lo parlo, se amo parlare il dialetto lo parlo, ma voglio dire agli uomini di cultura di questa città, a quelli che si autoincensano uomini di cultura di questa città, perché io non sono colto e questo lo sanno tutti, ripeto, anche le pietre, però voglio capire, quelli che dicono di essere colti, cos'è la cultura? Io mi sono fatto una piccola idea, a mio avviso gli uomini di cultura dovrebbero essere quelli che si indignano per primi quando nella comunità in cui vivono succedono delle cose spiacevoli. Sono quelli che dovrebbero per primi avere il senso, il gusto del bello, e quindi quando la propria città viene sfregiata nella sua bellezza dovrebbero indignarsi. Sono quelli che dovrebbero parlare anche al posto di quelli che non possono parlare, perché vivono in una condizione di disagio, perché non hanno la possibilità di dire quello che pensano, perché non hanno nemmeno la minima possibilità di sostentamento e quindi temono di inimicarsi qualche potente. E quindi ci sono, dovrebbero esserci gli uomini di cultura che dovrebbero parlare anche al posto di questi. E io mi chiedo allora, quando in questa città, nella città storica di Federico II, nella città dove la cultura abbonda, ed è vero che abbonda, ma quella del passato, perché vorrei sapere dov'era la cultura e gli uomini di cultura di questa città quando è stata fatta la 167? Dov'era la cultura di questa città quando è stata fatta Lucera 2? O quanto è stata fatta la variante di Lucera 2, dove era la cultura di questa città? O dove era la cultura di questa città quando non si respirava nemmeno più in questa città? Dove erano? A narrar sonetti forse? Io non credo che sia quella la cultura. Io credo che sia altro la cultura. E allora mi viene da pensare che c'è gente qui che si crede gente di cultura, forse perché legge tanto, ma è chiaro che se non ha raggiunto un livello di attenzione nei riguardi della città in cui vive e della comunità, è chiaro che quello che legge forse non si ficca. E quindi legge, ma è come quando tu vai alla fontana, appendi un secchio, apri il rubinetto, però non ti accorgi che il secchio è senza fondo e quindi d'acqua là dentro non rumana. Io dico che ci vorrebbe un po' di umiltà in più in questa città. Ci vorrebbe anche un po' di dignità in più in questa città, quella che si è persa. Sapete dov'era la cultura in questi anni? Forse era attaccata alla politica, come quei parassiti che beneficiano o sperano di beneficiare di qualcosa. Forse erano sotto i tavoli della politica, nell'attesa che qualche avanzo, qualche scarto, qualche osso venisse lanciato.
la cultura, ci riempiamo le parole della cultura. Io non me ne sono accorto. Questa è una città da sempre violentata. Dov'era la cultura quando le minime possibilità di dire siamo uguali vengono da sempre negate? E qui andiamo nel campo della pubblica amministrazione con la spartizione degli incarichi. Dov'era? Tutti assolutamente, rigorosamente in silenzio. Dov'era la cultura quando è stata fatta la variante del castello? Dov'è la cultura per quello scempio che è qui da 12 anni? Dov'è? Dove sono gli uomini di cultura? Dove stanno? Tutti a narrar sonetti. Non è quella la cultura, è altro la cultura. Non sono certamente io un uomo di cultura, ma sono assolutamente certo che ne vedo veramente pochini, ma molto, molto pochi, che vivono nell'ombra, in silenzio, che non si autoincensano. Ma ora veniamo a noi, perché c'è qualcosa di più importante di cui parlare, il futuro di questa città. Perché ho già dedicato troppo tempo a questo argomento e devo dire che ne dedicano molto più loro di tempo che hanno a disposizione per me di quanto io ne voglia dedicare a loro. E se penso che devono svegliarsi con me nella mente la mattina, beh, dico, non tenete proprio che fa niente, altro che cultura. E allora stasera siamo qui perché voglio presentarvi quelli che saranno i nostri assessori nel caso di vittoria. Vi presento quelli che saranno i delinquenti della nostra coalizione. Alcuni di essi sono macchiati di colpe indicibili. Cominciamo dal più datato, quello che dimostra pochi anni ma ne ha veramente tanti, credetemi, è un uomo molto pericoloso. È quello che per molti è il confinante, perché noi diciamo pubblicamente, no? È vero? Sapete qual è la voce per denigrare una delle nostre proposte programmatiche, quella famosa dei 13 ettari? È che questo signore qua è confinante di quei 13 ettari e quindi una volta che praticamente saranno rese edificabili quelle del comune di Lucera, ne beneficerà anche lui perché è il confinante. Posto che nel piano urbanistico generale è prevista la edificazione, la possibilità di edificare solo quei 13 ettari, ciò significa che il confinante è come un bambino che sta guardando un altro bambino al suo fianco che mangia il gelato, quindi sforma piuttosto che beneficiare, no? Ma se anche ci fosse questa possibilità, beh, non è nemmeno il confinante, quindi assolutamente falso, ma è chiaro che voi non potete saperlo. Ma per tutto questo vi faremo una bella visura catastale prossimamente per verificare chi sono i proprietari che stanno al confine di quei terreni, perché quello che vogliono far capire, non far capire, far pensare che siamo tutti uguali. Non siamo uguali, facetevi capaci, non siamo tutti uguali. Allora questa persona si occuperà di agricoltura, perché è quello di cui si occupa normalmente, di attività produttive, perché ha una attività produttiva, di tutto quello che concerne le politiche
appunto legate al lavoro, alla produzione, all'agricoltura, che è sicuramente una parte, forse dire importante è poco, forse l'unica parte ancora viva in questa città, è l'unica veramente, come dire, voglio usare un termine loro, l'unica stampella di questa città. Do la parola ad Angelo Miano. Buonasera a tutti, scusate la mia emozione perché non ho mai parlato di fronte a un pubblico così vasto. Sono Angelo Miano, vengo da un'esperienza bancaria di 25 anni dove ho fatto anche il direttore di Lucera e dopodiché mi sono dedicato all'impresa agricola al 100%. Ho un'azienda agricola che si sviluppa sull'agro di Lucera, abbiamo raggiunto dei requisiti interessanti. Dei risultati interessanti e penso che la nostra città abbia bisogno di un qualcosa di programmatico che manca totalmente. Calcolate che questa città rappresenta essenzialmente agricoltura a livello di fatturato. Noi rappresentiamo 2.000 aziende attive, 4.000 addetti ai nostri lavori, che sono pari a 4.000 famiglie, quindi diamo lavoro complessivamente a 6.000 famiglie. Però la sviluppiamo al minimo, non è sviluppata al massimo, in quanto noi produciamo materia prima e non siamo in grado di portare sul territorio il trasformato. Ciò significa che c'è da lavorare sul territorio, c'è molto da lavorare, ma la cosa importante bisogna conoscere il territorio, sapere con chi si ha a che fare, come sviluppare il territorio e non contare troppo sulle aggregazioni, perché noi non siamo portati per le aggregazioni. Ma questo vale per tutti i settori, sia gli artigiani, sia gli industriali e sia anche in modo particolare gli agricoltori. Per cui la spinta è tutta qui e per poter sviluppare l'agricoltura e quindi dare ancora più reddito diventa essenziale salvaguardare l'ambiente, perché signori qui intorno probabilmente lo stanno depauperando. Se noi diventiamo terra dei fuochi noi non produceremo più neppure agricoltura, quindi falliremo anche in quel settore. Bravo! E questo è pesantissimo. Allora a fronte di questo il mio programma è quello di vedere se tutto si realizzerà, di vedere di trovare degli sbocchi per portare delle aziende, fare in modo che i nostri si convincano a trasformare, e questo significa occupazione, ma occupazione davvero interessante, perché se abbiamo 6.000 famiglie oggi, penso che almeno 10.000 famiglie potrebbero lavorare sull'agricoltura. Questo è il programma di operatività che ho in mente e che se andremo a gestire vedrò di praticare. Grazie, lascio la parola agli altri. Io li presenterò per ordine di età. Adesso passo la parola a un altro criminale, uno dei più pericolosi di questa compagnia stasera, Gianni Di Croce, l'ingegner Gianni Di Croce. Grazie, buonasera a tutti. Allora sì, ha detto Antonio che sono un criminale, sì è vero, però state tranquilli, il mio certificato al casellario giudiziale è assolutamente pulito. In 22 anni di professione, di libera professione come ingegnere, non ho avuto una denuncia, non ho avuto una querela, una l'ho avuta, però non dico da chi, perché è uno dei candidati sindaci in questa campagna elettorale e non vorrei scendere in questi dettagli. È una querela che ho avuto per aver fatto il mio dovere di cittadino, di difendere una battaglia di civiltà. Detto questo, il mio ruolo sarà quello di occuparmi dell'urbanistica. È un tema caldissimo, assolutamente attuale, è inutile dire che è anche molto delicato. Noi abbiamo un'idea dell'urbanistica, lo abbiamo detto tante volte, lo avrete sentito un'infinità di volte, qual è il nostro progetto, il nostro cavallo di battaglia, lo descrivono. In realtà non è un cavallo di battaglia, è un'idea concreta, un'idea che prevede l'edificazione di 13 ettari di proprietà del comune su via Biccari, come tutti sanno, credo, e siamo convinti di poterlo portare a compimento in questa amministrazione se naturalmente ci darete la fiducia e la forza di arrivare ad amministrare la città.
Su questo argomento c'è da fare solo un piccolo chiarimento. Molto spesso sentirete dire che in una conferenza di copianificazione a Bari quel progetto fu bocciato dall'assessore Barbanente. Questa conferenza di copianificazione si tenne il 5 marzo del 2012. A quella conferenza noi non c'eravamo come forza di opposizione, c'era l'amministrazione in carica con il sindaco Dotoli, l'assessore all'urbanistica, i suoi vari componenti, e descrissero all'assessore Barbanente una situazione completamente diversa da quella che si voleva realizzare. Dissero che noi volevamo fare lì una 167. Naturalmente l'assessore rabbrividì, inorridì anzi, e cassò violentemente quelle ipotesi dicendo in sostanza voi forse siete pazzi a pensare una cosa del genere, e in effetti è da pazzi pensare una cosa del genere. Non dice qualcuno che poi successivamente il nostro candidato sindaco Antonio Tutolo si recò a Bari per chiarire qual era il vero obiettivo di quel progetto, il vero spirito, che è quella di realizzare abitazioni unifamiliari su lotti di proprietà che verranno messi in vendita con un bando pubblico. Non ci sarò io a fare i progetti per tutti. Voi vi sceglierete chi sarà il vostro tecnico, chi sarà la vostra impresa. Dovrete solo comprarvi un pezzo di terra se lo vorrete. Spiegato questo, la Barbanente fece una retromarcia non da poco, anzi disse testuali parole che il progetto dei 13 ettari era l'unico sistema per rompere il regime di monopolio che vige a Lucera da oltre 30 anni e per dare quindi una scelta abitativa diversa fuori dalle solite logiche. Quando Antonio Tutolo tornò a Lucera lo riferì all'attuale sindaco, il quale forse non credette sulla fiducia e chiese di ritornare nuovamente a Bari per sentire con le proprie orecchie. Naturalmente la risposta fu la stessa. Quindi noi oggi diciamo con orgoglio che nel PUG adottato l'altro ieri i 13 ettari ci sono, e quindi questo è un risultato che noi abbiamo ottenuto e del quale siamo assolutamente orgogliosi e fieri. Adesso spetterà a noi portarlo a compimento e ad effettiva realizzazione. Per quanto riguarda quelli che saranno i miei compiti, saranno sostanzialmente quelli di mettere in attuazione il programma elettorale che abbiamo distribuito ed è presente sulla rete. Quindi non starò qui a fare discorsi politici più o meno vaghi. Sono dei punti fondamentali. Uno di questi punti, tra gli altri, anche se non forse detto in maniera precisa nel programma, è quello di far sparire nel più breve tempo possibile lo sconcio che abbiamo davanti, quello che avete dietro le vostre spalle. Noi abbiamo proposto un sistema per farlo sparire, ci hanno detto che diciamo baggianate, staremo a vedere. C'è qualcuno che più che cavalli di battaglia piace avere cavilli di battaglia, continuano ad attaccarsi a delle questioni di articoli, di interpretazioni. Bene, se l'articolo del regolamento edilizio non è sufficientemente chiaro, noi lo cambieremo e faremo in modo che quella cosa lì, quello proprio, sparisca al più presto. Non è possibile tollerarlo oltre. Questo sia chiaro. Dopodiché, ovviamente, come abbiamo già detto nel nostro programma, daremo la massima attenzione al recupero del centro storico, laddove c'è ancora qualcosa da recuperare. Per fortuna abbiamo un centro storico molto bello, integro in alcune molte sue parti, e si tratterà più che altro di preservarlo. Abbiamo su questo anche diverse idee. E naturalmente ci sarà l'attuazione del piano regolatore che prevede il recupero delle zone a servizi e naturalmente questo nostro pallino, questa nostra fissazione di dare questa casa a tutti quelli che vorranno abitare da soli in un'oasi di verde. Grazie, io ho finito. Un altro pericoloso criminale che gira... Ah, non fosse altro per il numero superiore di maggiore di capelli bianchi. Beh, questo non è un criminale, di più. Questo è un traditore. Questo andrebbe fucilato. E questa sera noi, in verità, non lo abbiamo portato sul palco. Lo abbiamo portato sul palco proprio per fucilarlo. Naturalmente
se gli dicevamo che volevamo fucilarlo non sarebbe salito, e quindi spetta a voi fucilarlo oppure ringraziarlo così come ho fatto io il giorno in cui finalmente ha deciso di lasciare quella cattiva compagnia da cui, con la quale si accompagnava da un po' di tempo, perché vi devo dire che quindi qualcuno ha detto, sta dicendo adesso, ma quante volte Tutolo e Fabrizio si sono beccati? Prova. Quante volte ci siamo beccati, è vero? Oh, è proprio meglio questo. Beh, ci siamo beccati per lo più perché lui mi diceva continuamente, ma perché non te ne vieni con noi? E io gli dicevo continuamente, tu non stai in burro, ma vedi chi viene là. Vieni tu con noi. E per molto tempo abbiamo fatto sto tira e molla. E diciamo che forse, non so se perché sono un po' più tenace, non so perché se al tiro alla fune diciamo che mi sono allenato un po' di più, o se lui ha voluto semplicemente farmi vincere, alla fine diciamo che ha buttato il cuore, come si dice in questi casi, oltre l'ostacolo, ed è stasera alla Raffaella Carrà direttamente. E qui Fabrizio Abate si occuperà di cosa? Di bilancio, di tributi, quello che è il suo lavoro quotidiano in buona sostanza. E ripeto, quello che vorrei sottolineare è che al di là delle legittime e pacifiche differenze che ci possono essere tra noi come riferimenti politici magari a livello nazionale, ma abbiamo deciso di metterci insieme con un unico obiettivo comune, che è quello di mandare per sempre a casa chi questa città l'ha affossata. Loro e i loro fiancheggiatori. Anche se devo confessare che anche noi abbiamo dei fiancheggiatori, abbiamo il gruppo di fuoco, come tutti i criminali che si rispettano, se non hai dei fiancheggiatori non sei nessuno. E noi siamo fortunati, abbiamo voi come fiancheggiatori. Vi passo a Bisabato. Grazie, grazie Antonio. Una breve riflessione iniziale. Io ho accettato di buon grado anche l'invito di cui Antonio parlava poc'anzi, perché ritengo, come ho detto in più occasioni, che questa città vada rinnovata integralmente, vada una parte della vecchia o quasi tutta la vecchia classe dirigente messa un attimino al margine per dare la possibilità a figure nuove, capaci, competenti di poter dire la loro, di poter lanciare le loro idee, di poter attuare il proprio programma. E credetemi, è davvero stimolante poter lavorare con Antonio e con questa squadra di persone che è qui alle mie spalle, perché io ritengo giusta e valida l'idea di Antonio di presentare la squadra prima. Questa volta, e credo forse per la prima volta, ad eccezione forse del sottoscritto, è tutta gente competente, è tutta gente del settore, è tutta gente che merita di ricoprire questo incarico se noi riusciamo realmente a vincere domenica prossima le elezioni comunali. Detto questo, io mi occuperò di un assessorato, se vinciamo, molto tecnico, che è quello del bilancio, quello dei numeri, quello dei calcoli, quello di chi probabilmente sarà spesso tirato, no, per la giacca per avere una somma, un contributo per poter realizzare un investimento, ma questo parlo chiaramente dei colleghi.
Ed essendo molto tecnico, è chiaro che probabilmente i numeri dovremmo andarli a guardare prima ancora di capire cosa fare. Quindi al momento dell'insediamento sarà il nostro compito andare a guardare quello che è successo negli ultimi anni, perché in tutta onestà non abbiamo ancora capito poi come si trova poi allo stato dell'arte la situazione economica e finanziaria dell'ente. In diversi casi si è parlato di situazione in equilibrio, in altri casi di difficoltà, qualcuno poi addirittura ha parlato di situazione piuttosto critica. Quindi il primo compito, e senz'altro forse quello più arduo, è quello di andare a capire in che stato siamo, in che stato versa la nostra economia, in che stato si trovano i nostri conti. Dopodiché dovremo iniziare a guardare in faccia quelle che sono le tematiche nuove, no, di questi giorni. La legge di stabilità ha imposto e sta parlando di nuovi acronimi, di nuove che andranno a sostituire le vecchie tasse, no? Si parla di TARI, di TASI, di IMU, e quindi sono tutte cose che noi inevitabilmente con le quali dovremmo andare a confrontarci, con le quali dovremmo andare a capire in che maniera. Perché poi dopo il bilancio dell'ente è costituito dalle spese e quindi i servizi indispensabili che l'ente eroga, la pubblica illuminazione, i trasporti, la sicurezza e quant'altro, spese che devono essere necessariamente coperti con delle entrate. Entrate che l'ente inevitabilmente deve prendere tramite la fiscalità locale, quindi tramite l'imposizione locale, che ci auguriamo e speriamo di tenere nella maniera più moderata possibile, cercando di ridurre al massimo chiaramente la tassazione per i ceti meno abbienti e per le attività di impresa, le attività economiche che in questa città necessariamente dobbiamo tentare di stimolare e di far ripartire. Bene, un'ultima cosa, così non rubo altro tempo. Noi ci approcceremo ad una forma di bilancio partecipato o sociale, che dir si voglia, ossia raccoglieremo quelle che sono le istanze dei cittadini per quella parte del budget dell'ente che inevitabilmente sarà a discrezione dell'amministrazione. Allora cercheremo di raccogliere il più possibile le vostre richieste, le vostre esigenze, e tramutarle in attività concrete. Questo non vuol dire che tutto sarà realizzato, vuol dire semplicemente che raccoglieremo le priorità e sulla base di quelle cercheremo di utilizzare le risorse nel miglior modo possibile. Grazie mille. Adesso passo la parola a Francesco Di Battista, avvocato. Ha una grande colpa lui. Non so se è quella di essersi avvicinato a me o quella di essersi allontanato da Dotoli, perché sarà una coincidenza, ma non appena qualcuno li lascia, ma non appena, anche se non li ha lasciati qualcuno, si avvicina qualcuno a me, diventano un obiettivo. Sembra quasi che ci siano dei tiratori scelti, immaginari naturalmente, per l'amor del cielo, nessuno vuole parlare di altri tipi di situazioni. Francesco Di Battista, ve lo dice lui di cosa si occuperà. Grazie, buonasera a tutti. La mia delega te la leggo, anche perché è un po' lunghetta. Lavori pubblici, opere pubbliche, energia, infrastrutture, elettricità, calore, acqua, fogna, telefonia, internet, rifiuti, trasporto urbano e scolastico, servizi cimiteriali, pianificazione strategica, innovazione, sistemi integrati territoriali, Lucera e Monti Dauni. Devo dire che, anche cercando di riallacciarmi a quanto diceva poco fa Antonio, in effetti è vero, probabilmente la mia grande colpa è stata quella di non di allontanarmi da qualcuno, ma di prendere le distanze da un qualcosa. È una cosa ben diversa, cioè di prendere le distanze da un metodo, da un sistema corrotto, clientelare, che deve terminare al più presto.
l'ho vissuta direttamente e indirettamente questa esperienza clientelare, che prosegue ancora, è ancora in atto, è ancora in corso, perché poi dipende da cosa si intende per politica clientelare. Per me politica clientelare è anche fare un asfalto una settimana prima delle votazioni, anche quella è clientela per me. Politica clientelare è anche quella di promettere migliaia di posti di lavoro presso un'azienda che è all'asta. È da questo che io ho preso le distanze e le manterrò sempre le distanze rispetto a questo metodo, non alle persone. Anche se devo dire che le persone, nel tentare di contrastarmi, fanno dei riferimenti senza nemmeno, perdonatemi il termine ma lo devo dire, senza nemmeno avere le palle di fare nome e cognomi, facendo riferimenti a viaggi in mezza Italia. Beh, quel riferimento che fa il sindaco Dotoli sono io, lo dico io, visto che lui non ce li ha gli attributi, io ce li ho e ve lo dico, e sfido Dotoli a fare nome e cognomi, a portare le carte qui, anche perché così mi facilita anche la querela. Detto questo, veniamo a quello che sarà l'impegno che ci chiama e mi chiama in particolare. È chiaro che la mia delega è abbastanza corposa. Parto dai rifiuti. Si sta cambiando il sistema di raccolta dei rifiuti, al di là della cosiddetta raccolta differenziata, della raccolta porta a porta, ma c'è anche un nuovo metodo, che è quello degli ARO, ambito di raccolta ottimale, che raggruppa una serie di comuni e che vede Lucera come capofila di un gruppo di 7 comuni. È evidente che bisognerà procedere a un bando di gara, bisognerà individuare una nuova ditta che si dovrà occupare del servizio di raccolta e contemporaneamente, questo diciamo per quanto riguarda gli aspetti formali, contemporaneamente noi come coalizione di Piazza Pulita abbiamo aderito a quello che si chiama progetto Rifiuti Zero, meglio Capitanata Rifiuti Zero. È un circuito che comunque va al di là della Capitanata, è un circuito addirittura internazionale che è molto 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 interessante. Noi abbiamo fatto anche un incontro specifico sul punto, sicuramente anche in quest'ultima settimana di campagna elettorale spiegheremo meglio di cosa si tratta, ma è un progetto da un lato ambizioso, ma da un altro lato noi crediamo sia l'unico possibile e quindi ci impegneremo tantissimo per cercare di arrivare al risultato. Altra delega molto importante, almeno dal mio punto di vista, è quella che riguarda la pianificazione strategica e anche i sistemi integrati territoriali. Che cosa si intende? Veniamo diciamo al succo. È in sostanza il rapporto che lega e che deve legare Lucera con i Monti Dauni, cioè un territorio più vasto, più ampio. Anche perché, vedete, la direzione che sta prendendo la legislazione sia nazionale ma soprattutto quella europea va proprio in questa direzione, cioè più comuni che si mettono insieme. Pensate al piano sociale di zona, ambito dei servizi sociali, no? Il comune di Lucera non è che opera da solo, opera insieme ad altri 14 comuni. Pensate all'area vasta, il comune di Lucera opera insieme ad altri 29 comuni. Lo stesso discorso che ho fatto prima a proposito dei rifiuti, a proposito dell'ARO, anche lì stesso identico ragionamento, il comune di Lucera insieme ad altri comuni. E come vedete quindi, per forza di cose, il comune di Lucera deve legarsi a doppio filo con il territorio dei Monti Dauni, recitando un ruolo da capofila. E sotto questo aspetto nel corso degli anni Lucera ha commesso diversi errori. Noi abbiamo da farci perdonare parecchi errori nei confronti di Biccari, di Alberona, di Roseto, di Volturino e quanti altri, ed è questo gap che noi dobbiamo recuperare. Altra delega molto importante sono quelli dei lavori pubblici, delle opere pubbliche, dove avremo particolare attenzione non soltanto nella esecuzione dei lavori, dove inevitabilmente dovremo lavorare a stretto contatto con l'assessore al bilancio Fabrizio Abbate, ma staremo anche attenti ha un altro aspetto, che è la assegnazione di incarichi a quei tecnici di fiducia che lavoreranno con il comune.
La legge prevede delle soglie, soglie che al di sopra delle quali è sempre, quindi è obbligatorio, procedere con una gara ad evidenza pubblica, e quindi è con la gara che si va ad individuare chi deve essere l'architetto, l'ingegnere, il geometra che deve progettare determinati lavori pubblici. Al di sotto di questa soglia invece si può procedere con degli affidamenti più rapidi, anche con affidamenti diretti. Bene, noi vogliamo non soltanto sensibilmente abbassare questo limite di soglia, questo diciamo come impostazione generale, ma soprattutto vogliamo procedere a realizzare una vera rotazione tra i vari professionisti. Non devono lavorare sempre gli stessi, non devono lavorare sempre gli stessi. Si deve andare a rotazione e individueremo il metodo più veloce e più efficace attraverso il quale mettere un punto fermo dal quale poter partire e far partire questa rotazione in maniera assolutamente trasparente, in maniera assolutamente anche semplice, se volete. È la stessa cosa, mi suggerisce Antonio, ed è vero, non vale certamente solo per i professionisti, ma vale anche per le ditte che dovranno poi eseguire questi lavori. Su questo, guardate, il nostro motto è legalità e trasparenza, e se questo è un motto deve valere sempre e comunque, a maggior ragione quando si tratta di assegnare incarichi. Su questo, come dire, non ci piove. Io non voglio rubare tempo anche agli altri, la mia delega è abbastanza corposa, per cui ci sarebbero tante altre cose da dire, penso per esempio al trasporto, dove sicuramente ci troveremo costretti forse a mettere mano anche alla luce di quello che è accaduto. Mi pare ci sia una transazione in corso, insomma ce n'è di lavoro da fare, ma la prima cosa siete voi. Manca una settimana. Noi facciamo appello a voi, non soltanto affinché vi rechiate a votare, ma affinché cercate di convincere quante più persone possibile, il vostro amico, il vostro cognato, il vostro cugino, il vostro padre, vostra sorella, chiunque. Perché vedete, è un appello al voto che faccio, ma più che un appello al voto, questo è un appello per Lucera. Qui è in gioco il futuro di questa città, se ci crediamo, e noi ci crediamo, diamoci da fare, grazie. Bravo, bravo. Adesso vi prego di trattarle bene, sono emozionatissime. Diciamo che la loro emozione però è direttamente proporzionale alla loro bravura. Per questo le perdonerete se saranno un po' impigliate, ma sono certo che non lo saranno perché ieri gli abbiamo fatto fare un po' di allenamento. Ma sicuramente quello che pagherete stasera, nella eventualità che dovesse accadere quello che ho poc'anzi detto, ne beneficerete in servizi non appena invece cominceranno a lavorare per quello di cui si occuperanno. La prima, se non ricordo male, è Federica, leggermente più grande di Maria, quindi lascio la parola a Federica, che si dovrà occupare di politiche sociali, di cultura, di pubblica istruzione e altre materie che adesso magari vi spiegherà lei. Grazie. Buonasera. Mi presento perché sono nuova a questo mondo, mi chiamo Federica Trigiani, sono lucerina doc, sono nata e vissuta a Lucera da sempre, e ho studiato all'Università di Foggia, mi sono laureata in filologia moderna e successivamente ho atteso per un po' di accedere alla scuola. E da un paio d'anni insegno in una scuola statale, nelle scuole medie, presso la provincia di Foggia. L'assessorato che mi è stato chiesto eventualmente di assumere, quindi le varie deleghe, sono abbastanza importanti. Ci vuole coraggio e soprattutto una grandissima responsabilità verso questa città,
che da tanto tempo sta soffrendo, che vediamo cadere giorno dopo giorno e che io ho visto, come stanno vedendo i ragazzi in questi anni, morire lentamente, morire dal punto di vista culturale, perché appunto questa è una delle questioni di cui dovrò occuparmi insieme a quella del turismo, che sono strettamente connesse, che vede appunto la mancanza in questa città ormai da troppo tempo di centri culturali, centri di aggregazione importanti per questi ragazzi. Principale problema è ovviamente, che è sotto gli occhi di tutti, è quella meravigliosa, grandissima biblioteca che stiamo aspettando da 15 anni e che non arriva. Vedremo perché, approfondiremo bene il problema e vorremmo avere al più presto, perché il centro... Ad arrivare arriverà anche la seconda inaugurazione, nonostante ancora non siano terminati i lavori. E da! Risparmiateci almeno queste vecchie, vergognose abitudini. Penso che i lucerini sono molto più intelligenti di quanto vengono considerati da questi signori. Giusto. Infatti io stavo andando oggi a questa inaugurazione, ennesimo percorso, poi è stato rinviato e vedremo se ci sarà. L'importanza di una biblioteca, perché è un centro culturale da dove può partire e deve partire una serie di attività culturali, presentazioni di libri, ma è proprio il centro in cui i ragazzi possono incontrarsi e parlare e fare cultura. Dicevo, in questi anni ho conosciuto, e soprattutto nell'ultimo periodo, grazie a questo meraviglioso gruppo, dei ragazzi spettacolari che hanno una grandissima voglia di lavorare, creativi, e quindi il nostro compito sarà quello di offrire loro degli spazi, evitare la burocrazia, evitare problematiche ogni volta che bisogna organizzare una mostra, ogni volta che c'è bisogno di fare qualche attività musicale, dare loro lo spazio e la possibilità di esprimersi. Principalmente però l'obiettivo che ci proponiamo è quello di ascoltare i cittadini e soprattutto di comunicare con voi. Perché in questi anni, essendo fuori appunto da questo mondo, quello che più mi spaventava e mi spaventa è il disorientamento che c'è nelle persone. Nessuno sa molte cose, nessuno sa soprattutto a chi chiedere. E quindi sarà importante da parte nostra avere sempre le porte aperte e ascoltare quali sono le problematiche per poter intervenire. Per quanto riguarda il turismo, ci sarà tutto un lungo discorso da affrontare per mettere questa città nella possibilità di mettere a frutto tutto quello che è presente in questa città e soprattutto mettere in collegamento Lucera con i Monti Dauni, creare degli itinerari che siano religiosi, che siano semplicemente turistici, quindi magari perché no portare Lucera, i Monti Dauni, il Gargano ad essere meta importante anche per le scuole, per le gite scolastiche. Perché dobbiamo mandare i nostri ragazzi fuori al nord o in altre zone che non hanno assolutamente nulla da invidiare, i nostri luoghi che sono meravigliosi, e mettere a disposizione i nostri prodotti enogastronomici, tutte le strutture ricettive. In poche parole dobbiamo un po' svegliarci. Il problema è questo, dobbiamo svegliarci, dobbiamo capire quello che abbiamo è un tesoro, non possiamo perdere tempo, il nostro castello è in pericolo, il nostro castello sta crollando, non so se ce ne stiamo rendendo conto, e dobbiamo intervenire al più presto, trovare dei finanziamenti, perché è un valore inestimabile, una fortezza col perimetro più lungo d'Europa, le cinta murarie più lunghe d'Europa, non possiamo perderlo in questo modo. E quindi il nostro impegno sarà anche legato a questo, a rendere fruibili i servizi anche in modo gratuito e quindi eliminare quello che è il biglietto per accedere alle nostre bellezze, eliminare le colonnine che sono lì
il cui costo, l'affitto annuale, supera il costo delle entrate, praticamente 9.000 euro all'anno, che supera il prezzo delle entrate, e questo mi sembra assurdo, e cercheremo di mettere fine anche a questo. Io non rubo altro tempo, vi ringrazio, grazie a tutti. E adesso passo la parola a Maria Barbaro, che è quella più piccolina e quella che si occuperà di contenzioso, sport e altre situazioni. Penso ad esempio all'ufficio finanziamenti che vogliamo fare, perché vogliamo creare un apposito ufficio per intercettare finanziamenti europei. Buonasera a tutti. Io sono Maria Barbaro, sono avvocato del Foro di Lucera, ci tengo a precisarlo, sono nata anch'io, nata e vissuta a Lucera, sono anch'io lucerina doc e niente, mi occupo di diritto civile, in particolar modo di diritto di famiglia e diritto bancario. Ho conseguito un master in diritto tributario ed è una materia che da sempre mi interessa tantissimo. Quello che mi è stato proposto è l'assessorato al contenzioso e questo è un assessorato molto importante. Il contenzioso oggi nel comune di Lucera ha un problema. Il problema è il numero elevatissimo di condanne, di sentenze di condanne ai danni del comune di Lucera. E il primo obiettivo che ci siamo imposti è quello di diminuire queste sentenze di condanna e quindi evitare ulteriori costi al comune di Lucera. Per fare questo, per raggiungere questo obiettivo non è difficilissimo, ci sono due modi, uno è valutare le richieste dei soggetti lesi o presunti tali, dobbiamo valutare la fondatezza o meno delle richieste che vengono avanzate e qualora si stabilisce che la richiesta sia fondata e legittima bisognerà avviare subito una transazione, quindi non arrivare in giudizio e non dover pagare ulteriori costi di spese legali e per il procedimento. Il secondo, ovviamente, qualora la richiesta non è fondata, dovremo ovviamente difenderci nelle sedi giudiziarie. Poi invece c'è un secondo metodo per affinché le sentenze di condanna diminuiscono e quindi gli esborsi da parte del comune di Lucera diminuiscono. Ed è quello di risolvere a monte le problematiche da cui derivano questi problemi. Voglio essere chiara, vi faccio un esempio, un tema che abbiamo anche visto che è abbastanza un tema caldo. Bisogna precisare che la maggior parte delle sentenze di condanna verso il comune di Lucera derivano da richieste di risarcimento danni dovute ad insidie stradali. Cosa sono le insidie stradali? Sono le buche. Quello che bisogna cercare di fare è di risolvere a monte la problematica e pertanto occorre semplicemente la manutenzione stradale, una manutenzione che però non sia fatta in maniera inadeguata come tante volte è stata fatta, ma una manutenzione fatta adeguatamente, una manutenzione opportuna. L'altro settore che mi è stato affidato poi è quello allo sport. Lo sport è un momento aggregativo importantissimo, il comune deve tutelare lo sport, deve garantire i momenti sportivi. Per fare ciò c'è bisogno di strutture e di spazi. Il comune di Lucera dispone sia di strutture che di spazi. Il problema è un altro. Il problema è quello che le strutture bisogna affidare la gestione a dei soggetti, delle società serie. E il
problema è proprio quello: come affidare, a chi affidare la gestione di queste strutture. Queste strutture, il passo fondamentale è questo: bisogna affidare la gestione di queste strutture a mezzo di bandi di gara, a cui possono accedere tutti, e tutto deve essere, questi bandi devono essere fatti e dovrà essere rispettati quelli che sono i principi di economicità, di efficienza, ma soprattutto di trasparenza, che è uno dei principi cardine di tutta questa, campagna elettorale. Un altro settore che mi è stato affidato è quello dei finanziamenti. Questo è un altro settore molto molto importante. I finanziamenti europei sono un mezzo per raggiungere tanti obiettivi che con le risorse proprie del comune noi non potremmo raggiungere. Parlava prima delle opere di conservazione del castello. Beh, attraverso i finanziamenti si potrebbero effettuare molte opere che senza quelli non potremmo raggiungere, molti obiettivi che senza finanziamenti non potremmo raggiungere. Uno dei nostri obiettivi è creare lo sportello Europa. Noi all'interno del comune ci sono delle risorse umane specializzate in questo settore e noi vorremmo utilizzarle appunto per creare questo sportello Europa e affinché il comune di Ruscera riceva dei finanziamenti che ci permettano di effettuare opere di conservazione, opere di ristrutturazione che altrimenti non potremmo fare. Un'altra piccolo passaggio che interesserà molto i cittadini è questo: con lo sportello finanziamento, questo sportello creato ad hoc, noi vorremmo anche selezionare e poi comunicare alla cittadinanza e a chi è interessato anche i vari finanziamenti destinati ai cittadini, alle imprese. E questo poi lo faremo magari a mezzo di siti web, magari pubblicheremo sulle riviste queste nostre ricerche, proprio per esprimere la nostra vicinanza a tutta la cittadina. Noi vogliamo essere vicini alla cittadina e vogliamo comunicare eventuali bandi di finanziamento, vogliamo che il cittadino lucerino sia informato e possa poi accedere a questi bandi. Poi un altro settore che mi è stato affidato, e questo è l'ultimo, concludo, è quello delle politiche giovanili, spettacolo. Questo è un settore molto particolare, molto bello, molto positivo, e io vorrei che tutta la progettazione, tutti gli obiettivi siano scelti assieme, cioè non sia una mia scelta o una scelta di chi è all'amministrazione, ma ci siano delle proposte da parte dei giovani. Noi vogliamo rendere i giovani partecipi di quello che saranno le manifestazioni, di qualsiasi attività andremo ad intraprendere proprio per i giovani. Ci tengo solo a, questa è davvero l'ultima, un obiettivo che a me sta particolarmente a cuore, ed è quello della sensibilizzazione soprattutto dei più giovani, partendo dai bambini delle scuole elementari, proprio dei più piccoli. È quello di sensibilizzarli al rispetto, uno, della natura, due, degli animali. Realizzando questo obiettivo ne potremo realizzare altri. Uno per esempio è la lotta contro il randagismo, gli abbandoni degli animali, e due, noi potremmo, vi faccio un esempio concreto, molto concreto, potremmo occuparci del boschetto. Il boschetto è il polmone verde di Ruscera, però è nel massimo degrado. Se gli adulti l'hanno abbandonato, perché no? Diamo una possibilità ai più giovani. Magari un bambino potremmo dare ai bambini delle piantine, degli alberelli, potrebbero iniziare a coltivarli a casa loro, e poi magari tutti assieme si organizza una manifestazione e si va a piantarli al bosco, al boschetto. Il nostro boschetto
ne trarrebbe un vantaggio enorme, ne trarremmo un vantaggio noi e anche i bambini, che così finalmente si sentono partecipi, attivi, e credo che sia una cosa bella. Vi ringrazio. Abbiamo quasi terminato, vi ringraziamo, se avete qualche altro attimo di pazienza, perché vorremmo comunicarvi qualcos'altro. Ed è questo: nel caso in cui dovessimo essere scelti per amministrare questa città per i prossimi 5 anni, oltre a questi signori che vi ho presentato questa sera, ce ne sarà un'altra di persona, perché noi abbiamo in mente di affidare un assessorato un po' particolare, e vi dico di che si tratta, anzi vi dico prima di chi si tratta. Si tratta di Daniela Marcone. È praticamente la presidente provinciale di Libera Associazione contro le Mafie. Le vorremmo affidare questi settori, le vorremmo affidare appalti, cioè tutti gli appalti che si terranno nel comune di Lucera. Per quanto riguarda la parte politica, se ne occuperà questa signora, che è un simbolo della legalità e della trasparenza. È chiaro che gli arresti che questa città, questa onda che questa città ha dovuto subire, dovranno essere un cattivo ricordo. Dovete avere assolutamente la certezza che si volta pagina. Un'altra delega importante che abbiamo intenzione di affidare, perché riteniamo che sia importante dare la sensazione, ma non solo la sensazione, la certezza che tutti vengano trattati allo stesso modo, è quella dei concorsi, perché noi abbiamo in mente di farne di concorsi, specie per i vigili urbani che da troppo tempo vanno in pensione, non vengono sostituiti, ed è chiaro che poi il servizio ne risente. E beh, noi vogliamo dare la certezza che tutti partono dal nastro di partenza e non c'è nessuno che invece è già sull'arrivo per mettere il fatidico piedino sulla striscia dell'arrivo, per farsi fotografare al photo finish e dire che è arrivato prima. No, vogliamo assolutamente che tutti siano trattati alla stessa maniera, ma soprattutto quello che è l'argomento più importante, anche alla luce, ripeto, di quello che abbiamo assistito l'altro giorno in consiglio comunale, in teatro, c'è la trasparenza, perché vi posso garantire che quella seduta pubblica ha cambiato il corso della storia, perché a quella adozione non si sarebbe arrivati se non fosse stato tenuto quel consiglio in pubblico, perché è soltanto quando voi partecipate che i nostri beniamini possono dare il meglio di se stessi. Non eravamo pazzi quando abbiamo detto o si tiene in Piazza Duomo o noi non parteciperemo. Chiaramente poi c'è stato l'intervento del prefetto, non volevamo certo dichiarare guerra allo Stato italiano e quindi abbiamo accettato l'alternativa del Teatro Garibaldi, che era assolutamente all'altezza di ricevere gente, infatti era un teatro bello, pieno, gremito. E siamo stati assolutamente felici di contribuire a questo risultato, anche se, guardate, è ancora minimo, perché dopo dell'adozione, perché, caro sindaco Dottoli, fare volantini dopo 5 anni di assoluta inerzia, dopo 5 anni che forse poteva fare volantini per la approvazione,
fare i volantini per una adozione, beh, onestamente mi sembra esagerato. Auguri Lucera, ma auguri di che? È come dire, è da 40 anni che diciamo vogliamo andare a Milano, ma io a Milano, a me a Milano, sto mi sembra qua. Adesso se missimo dalla macchina, ma stiamo ancora qua, cioè a Milano ancora non ci arriviamo. Voglio ricordarvi che questa città un'altra adozione già l'ha avuta, cioè ci ha maduttata che Naval. Abbiamo adottato il piano particolarizzato del centro storico nel 1987. Si è fatto il RUS, ma ancora non se ne vesci più fatta sì, cioè non è mai stato approvato. Quindi lo teniamo ancora in adozione. Il rischio concreto è che questa adozione non venga mai tramutata in approvazione, perché è quella che rende efficace e deve andare di lusso, perché con i tempi tecnici, allora adesso c'è le osservazioni, ci sono le controdeduzioni, poi c'è l'invio alla regione e quindi 150 giorni di tempo la regione per rispondere, o semplicemente può anche non rispondere e vale il silenzio assenso, e poi c'è la definitiva approvazione. Quindi siamo ben distanti dall'aver raggiunto il risultato, però per fortuna ci siamo avviati. Da qualche parte addirittura ci accusano di aver partecipato a questa adozione. Sapete, è curiosa questa cosa. Noi lo dicemmo in campagna elettorale, non faremo un'opposizione sterile. Quando ci sarà un provvedimento che va nella direzione di arrecare dei vantaggi alla città, beh, noi siamo assolutamente a disposizione. Non faremo mai il discorso di dire ma mo questo sa da mettere la medaglia. Guardate, quella medaglia se la mette la città, quella medaglia serve a che la gente inizi ad avere una qualche speranza, un po' più di fiducia. Vi voglio rivelare qualcosa che magari non sapete, anzi non magari, sicuramente non saprete. Spesso a noi ci hanno accusato nel passato di fare la stampella. Che cos'è la stampella? Quella di reggere il numero legale in consiglio. Io ho detto, scusate, qualcosa di legale c'è, perché la mappa manca? E quindi, al di là della battuta, dico, siamo stati eletti per andare in consiglio comunale e decidere se gli argomenti che vengono portati sono nell'interesse dei cittadini, no. E quindi votare sì. Non sono nell'interesse dei cittadini e votare no. Chiaramente c'è un atto politico, uno solo, che è quello del bilancio, che è chiaro che se ne deve votare la maggioranza, perché sono loro che decidono come spendere i soldi di questa città, dei cittadini, e noi non lo condividiamo quel metodo, quindi non li sosterremmo mai. Ed è l'unico atto che permetterebbe di far decadere il sindaco. Tutte le altre volte che viene a mancare il numero legale non succede assolutamente nulla. L'unica cosa che succede, sapete qual è? È che il giorno dopo si ritorna in consiglio comunale e in 11 si può fare quello che non si è fatto il giorno prima, con una sola differenza, che voi andate a pagare un'altra volta il gettone di presenza. A chi? Ai collezionisti di gettoni di presenza. Noi le prime volte che entravamo in consiglio comunale, il numero legale è mancato per oltre 20 volte, 22 volte, 23 volte, cioè mai come questa legislatura. Naturalmente il sindaco non ha mai tratto le conclusioni, cioè quello di dimettersi perché non c'era questo benedetto numero legale. Anzi, è andato oltre, lo ha detto, ma legittimamente devo dire legittimamente, ha detto chiaramente, guardate che se dovete mandarmi a casa mi dovete sfiduciare. Cosa che noi abbiamo fatto, siamo andati dal notaio e abbiamo messo le firme, ma quelli che facevano mancare il numero legale non sono andati dal notaio, sapete perché? Perché lo ricattavano. E quando noi lo abbiamo scoperto,
oddio, non c'è stato mica difficile scoprirlo. Sapete cosa abbiamo fatto? E questa è la rivelazione. E un giorno ci siamo incontrati con il sindaco, perché noi tornavamo a casa con la mancanza di sto numero legale, no? Dopo la seduta di consiglio. E io onestamente mi sentivo male. E ne parlavo con Luca, ne parlavo con Giuseppe. Loro mi chiedevano, ma oggi che si mi dà a fare là? Cioè ci guardavamo e dicevamo, ma qual è il senso di questa cosa? E allora prendemmo una decisione, tutti e tre, e dicemmo, ma perché non lo chiamiamo e vediamo se c'è modo di... Ci incontrammo e dicemmo, guarda, a noi non ci interessano gli assessori, non ci interessa far parte della maggioranza, noi vogliamo essere comunque sempre opposizione, controllare, litigare, fare tutto quello che una buona opposizione deve fare e che crediamo di avere fatto egregiamente. Ma siamo stanchi di vedere questa impasse, perché c'è gente fuori che aspetta la soluzione dei problemi, mentre c'è chi in consiglio comunale si diverte a fare che, a far mancare il numero reale per ricattare. E qui sarebbe bello che il caro sindaco Dottoli venisse qui a dire chi sono questi signori e cosa volevano, perché c'è di tutto e di più. Forse è quello di cui più ha bisogno questa città, chiarezza, vedere quelli che ancora adesso vengono a andare a casa vostra e dico, votami, perché la chiamo un perdu questo? A si parlasse ve ne sa qua che c'è Sciarri. Però non lo fa. E allora dicemmo, caro sindaco, a noi sta cosa qua ci fa star male. Vogliamo fare una cosa, visto che questi non si presentano in consiglio comunale. Tu non te ne vai perché non te ne metti, loro non mettono la firma perché non mettono la firma. Vogliamo trovare un'intesa, ripeto, non vogliamo entrare in maggioranza, non vogliamo, ma mettiamoci d'accordo su 3, 4, 5 punti che condividiamo, trasiamo il nostro consiglio e facciamo, andiamo avanti, cerchiamo di risolvere i problemi che questa città vive. Sì. L'hai visto tu? No, perché loro sono legati mentalmente a quello schema. Loro, la prima cosa che c'è sono questi schemi pazzeschi, queste divisioni. Non c'è al primo posto la città, al primo posto c'è il partito, al secondo ci sono loro, al terzo ci sono gli amici, al quarto gli amici degli amici. La città è una classifica, non si vede, non si vede, credete? E allora noi vi chiediamo una grossa cortesia. Quando il 25 di maggio vi alzerete, se sarà una bella giornata non pensate direttamente al mare, perché loro saranno felici di mandarvi al mare. Pensate di andare a votare prima. Pensate di convincere gli amici di andare a votare. Pensate di convincere soprattutto quelli che non ci vogliono andare a votare di andare a votare, perché la soluzione non è il non voto. La soluzione è scegliere, avere il coraggio di scegliere qualcuno. La soluzione è, se non si ha fiducia di nessuno, proporsi personalmente come abbiamo fatto noi. Ma è certamente troppo facile e assolutamente però improduttivo dire siete tutti uguali e non ci mettete la faccia. No, bisogna metterci la faccia. Se si è insoddisfatti di tutti, se ritenete che nessuno può degnamente rappresentarvi, dovete metterci voi la faccia. E allora mi avvio a concludere, l'ho già detto diverse volte. Il 25 ci metteranno in mano quella matita, tra un po' passerà qualcuno, o forse è passato, a distribuirla simbolicamente. Usiamola bene, fa male veramente quella matita, quella è la ferita che non si rimargina mai, quello è quello che temono di più. Guardate, oggi
possiamo fare qualcosa di importante per questa città. Semplicemente dire a chi non vogliamo parlare di ladri, non vogliamo parlare, eliminiamo tutto, ok? Diciamo semplicemente, questi signori, a vostro avviso, l'hanno amministrata bene questa città? Siete contenti delle condizioni in cui versa? Siete soddisfatti di quelle che sono le opportunità che vengono date? Perfetto, li dovete rivotare. Diversamente li dovete mandare a casa e ritengo che vadano mandati assolutamente a casa. È questo che noi dovremo fare il 25 di maggio, nella speranza che oltre a ogni anno festeggiare il 25 di aprile come festa di liberazione dell'Italia, potremo magari fare festa il 25 di maggio perché abbiamo liberato anche questa città. In quella di fianco a quella statua dei caduti, idealmente mettiamone un'altra, però non quella dei caduti perché hanno combattuto e soprattutto ci hanno dato la possibilità di avere quella matita in mano e quindi li dovremo ringraziare veramente. Idealmente ne facciamo un'altra, quella dei, non dei caduti ma degli sgambettati, cioè quelli che facciamo cadere. Facciamo in modo che il 26, anzi il 26 no perché lo spoglio ci sarà il 26 pomeriggio, beh tra il giorno del 26 e del 27 loro dovranno avere giramenti di testa, dovranno realizzare che finalmente questa città ha capito quello che forse avrebbe dovuto capire un bel po' di tempo prima e che li ha semplicemente licenziati per assoluta incapacità. Perché sarebbe bello, caro sindaco Dottoli, fare un confronto, sarei felice di fare un confronto. Peccato che nei molti anni che sono stato qui a chiederti di venire a contestare quei documenti che abbiamo portato qui, non si è mai visto nessuno ed è un peccato questo. Beh, io sono a disposizione, sono certo che non si farà in tempo ad organizzarlo, forse è per questo che ha lanciato la sfida, dice tanto, non si faccia attivo. Perché la prima cosa che vorrei chiedere al sindaco, caro sindaco, ma noi abbiamo tra i tanti contenziosi un contenzioso con un dipendente del comune di Lucera che ci ha attaccato come comune perché a suo dire, ed ha ragione forse, non lo so, vedranno poi i legali, perché a suo dire avrebbe svolto le mansioni da dirigente senza esserlo e pertanto vuole essere corrisposto queste somme per la differenza di retribuzione avuta negli anni. Sapete a cosa è dovuto questo contenzioso e che probabilmente vedrà il comune soccombere? Beh, è dovuto alla dabbenaggine di chi ci ha amministrato di creare un settore apposta per questo dipendente, per questo responsabile del servizio e non mettere nessun dirigente sopra di lui. Ed è chiaro che si è messo in una botte di ferro. Ma non basta questo, non bastava. Magari per dare anche un argomento ancora più interessante da portare in tribunale per avere ragione su di noi, lo abbiamo adesso, negli ultimi giorni, sul filo del rasoio, nominato dirigente. C'è un dipendente del comune che ci attacca causa perché dice di aver fatto il lavoro del dirigente.
senza aver svolto quelle mansioni, senza essere stato retribuito per quelle mansioni. Ci chiede 400.000 euro, se non ricordo male la somma. Alla fine lo premiamo con questo incarico dirigenziale per una settimana, sono 10 giorni che è stato nominato dirigente. Perché? Per quale motivo? Questo è quando dice: noi conosciamo la macchina amministrativa ormai. E come hanno uscito? Siamo noi che ne hanno uscito. Sarebbe interessante sentire il sindaco, ad esempio, per quale motivo atti di indirizzo del Consiglio Comunale non vengono portati avanti, non gli viene data esecuzione. Perché c'è un atto del Consiglio Comunale, ad esempio, che chiedeva al Comune di costituirsi nei confronti di chi ha causato quella interruzione idrica per 5 giorni per richiedere risarcimento danni. È stato votato dal Consiglio Comunale ma non è stata data esecuzione. È lì che giace, che dorme. Così come dorme quell'altro dell'acquisto del naso elettronico, così come dorme quell'altro della copertura dei teli sull'Alghisa, così come dorme quella del recupero delle somme quando ha nevicato, che c'era già chi doveva svolgere quel servizio e hanno pagato altri. Così come ancora non hanno il coraggio di chiedere un parere al legale per la questione dell'immondizia. Cioè il sindaco viene qui a dire: siccome hanno fatto una causa contro il Lucera Calcio, altra questione, c'è una fideiussione che si è rivelata fasulla, scoperta di una società che era fallita, il comune non ha fatto assolutamente nulla per recuperare quelle somme. Noi ci privati cittadini ci costituiamo per recuperare quelle somme. Il sindaco che fa? Che dice: siccome hanno fatto causa già per quella, perché non fanno causa proprio alla Munnezza? E chiamami in un concorso per fare causa. Scusate, il comune a cosa serve? Perché abbiamo un avvocato noi che paghiamo profumatamente, indipendentemente dal numero delle cause? E vi dico di più, nonostante abbiamo un avvocato che paghiamo indipendentemente dal numero delle cause che fa o che dovrebbe fare, noi affidiamo incarichi ad altri avvocati, provocando un classico esempio di danno erariale. Loro dicono: ma noi nel bando abbiamo previsto che possiamo per casi particolari affidarli ad altri. Ma dove? Ma quando? Ma chi ve l'ha detta sta cosa? Non è possibile. Quello è un classico esempio di danno erariale di cui vi posso assicurare risponderete, perché attiveremo tutte le procedure per recuperare tutte le somme che sono state dissipate in vostro danno. Ed è forse di questo che si ha paura, da tutte le parti, non solo da questa coalizione ma anche dall'altra, che è composta per la maggior parte da quelli che hanno amministrato questa città, perché qui il quadro che si è disegnato politicamente è facilissimo. Se si elimina la coalizione Dotoli, no? Ok, mettiamo da parte questi per un attimo. Quell'altra chi sono? Quelli che per 30 anni hanno amministrato questa città. Sono quelli che oggi vorrebbero parlare di urbanisti. Sono quelli che oggi parlano di recupero del centro storico. E scusate, la 566? E Lucera 2? E la variante di Lucera 2? Ma vi siete convertiti adesso al recupero del centro storico? E perché l'adozione del PUG non la potevate votare? E con le osservazioni modificarle come vi piace nel caso in cui vincete le elezioni e vi fate il vostro PUG, perché è quello che noi faremo. In questa fase è possibile fare una cosa semplicissima: dopo l'adozione ci sono le osservazioni, io con le osservazioni lo modifico come voglio, me le recepisco quelle osservazioni se vinco le elezioni e me lo sono fatto come volevo. No, evidentemente non può ne dire.
come vuole, perché noi lo sappiamo che è quello di tenere ancora a lungo questa città sotto scacco. Basta, mandiamoli per una volta per tutti, tutti a casa. È un servizio che noi renderemo a questa città e ai nostri figli soprattutto. Grazie per la pazienza, buona serata.